La rosa perfetta? Fatela con ombretta! Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Sì, ragazzi, oggi faremo una bellissima rosa con i dischetti strucca. Invasione di campo con i dischetti struccanti. Oggi lunedì 9, scusatemi, io stamattina non sono neanche passata da Facebook a salutarvi, ma la mia vita in questo periodo è molto molto di corsa, tant'è che ora sono le 2 e tra un pochettino vedrete questo video che ancora devo girare, quindi tutto in corsa. Devo girare un video, no? Vi farò vedere proprio l'andamento del canale. Ora stacco qui, vado a fare la parte pratica, Gabriele monta tutto e sarà online, quindi perdonatemi se non sono presentissima, ma veramente sono di corsa. E allora, sempre di corsa, oggi vi faccio vedere come ho fatto la rosa con i dischetti struccanti che ho portato alla trasmissione Siamo Noi. Vi siete persi la puntata, vi metto il link qua sotto così ve l'andate a guardare, perché lì in trasmissione non si è capito molto come la facessi, perché i tempi televisivi sono sempre molto stretti. E allora, siccome so che vi è piaciuta, vi metto qua per esteso il tutorial su come farla. Bene, spostiamoci di là e andiamo a vedere la rosa come si fa. Ed ecco l'occorrente per creare le nostre roselline con i dischetti struccanti. Allora, per ogni rosellina ci occorreranno 13 dischetti struccanti, un paio di forbici, pistola per colla a caldo relativa stecca, se volete fare il modello basico bianco. Se invece le volete colorare, vi occorreranno anche dei colori acrilici, ho qui dei rossi e dei verdi per i petali e per le foglie, un pennello e un bicchiere d'acqua. Iniziamo subito. Dei 13 dischetti struccanti che ci serviranno per fare le rose, 7 dischetti ci occorreranno per i petali e 6 dischetti per le foglie. E ogni dischetto struccante ha sempre una parte anteriore operata, la mia per esempio è a quadretti, e una parte posteriore liscia. Io voglio che l'esterno del mio petalo sia liscio, quindi metterò la parte operata all'interno. Ogni dischetto dovrà essere diviso a metà e unito con la colla a caldo, così. Quindi dividete il dischetto a metà e fate in modo che i due lembi rimangano attaccati attraverso la colla a caldo. Quindi 1, 2, state attenti perché la colla a caldo sull'ovatta, non so perché, diventa incandescente, quindi voi andateci cauti e non vi bruciate, e soprattutto non abbondate in colla a caldo, ne servirà appena un filino. Ok, petali divisi a metà, mettiamoli da parte e prepariamo le nostre foglioline. Per le foglioline sempre la parte operata rimane al centro, scusate le mani ma prima ho dipinto, quindi voilà, piego a metà e poi a sua volta a metà, stando attenti che quest'angolo, questo qui, rimanga ben appuntito, quindi facciamo in modo che la colla a caldo arrivi fino a qua e che pressando ci sia una parte tondeggiante e una parte a punta. Una volta piegato così, un po' a fogliolina appunto come la forma fa intuire, parliamo il triangolino finale, quindi così, voilà, e facciamo 6 di queste piccole foglioline. Vi faccio rivedere come farle, quindi pieghiamo in due e incolliamo. Pieghiamo nuovamente in due facendo attenzione che la parte delle punte, questa qua, si unisca così, creando questa forma a goccia. Dopodiché eliminiamo il triangolino inferiore. A questo punto siamo pronti per assemblare. Prendiamo i nostri petali e su ognuno appiccichiamo il successivo nella parte finale, così. A
arrivati a questo punto, dall'ultimo mettiamo un po' di colla qui, cominciamo ad arrotolare verso l'interno. Ogni volta che finisce la colla mettiamone un po' e arrotoliamo. Alziamo la nostra rosellina e quello che avremo sarà questo. Ok, mettiamo da parte questa rosellina e prendiamo le nostre foglioline. Abbiamo detto che hanno una parte appuntita e una parte tondeggiante. Prendiamone tre e facciamo in modo che dalla parte tondeggiante due si uniscano a formare una sorta di V. Così. Quindi al centro della V, della V a seconda come la chiamate, inseriamo una terza fogliolina, così. Quindi colla a caldo sui lati della fogliolina e inseriamo. E voilà! Uno. Facciamo la stessa cosa anche con l'altra. Prendiamo la nostra rosellina e assembliamo nella parte in cui è rimasto lo spazio un giro di foglie e nell'altra parte un altro giro di foglie. E voilà! Ed ecco la nostra rosellina pronta per essere applicata sul cerchietto di una bimba, piuttosto che su un fermaglio, che non su una spilla, oppure su una bella cornice, insomma, dove vogliamo. Ma vi ho detto che possiamo farle anche colorate e adesso vi mostro come. Vi faccio vedere la cosa solo su due dischetti struccanti. Voi naturalmente fatelo su 6 per quanto concerne le foglioline e 7 per quanto concerne i petali. Prendiamo semplicemente dell'acrilico, bagniamo ben bene un pennello, stemperiamo l'acrilico in un po' d'acqua e macchiamo il dischetto struccante completamente nella parte liscia, quindi quella che sarà l'esterno del nostro dischetto. Io lo bagnerò anche con un po' di verde per creare delle cangianze di colore, perché come sapete le rose non hanno dei petali tutti omogenei, quindi metterò in maniera un po' più diluito, oppure potete mixare due tipi di rosso, insomma potete farle rosa, sbizzarrite la vostra creatività. Mentre sul retro sporcherò soltanto i bordi, che tanto sono quelli che si vedono, e così non apporterò poi un'eccessiva umidità sul dischetto che si asciugherà un po' prima. Adesso pensiamo al dischetto verde, stessa medesima cosa, anche lui un po' sporcato di rosso, ci sta benissimo perché tanto le foglie non sono mai del tutto verdi nelle rose. Anche questo, la parte anteriore tutta, mentre la parte posteriore i laterali. Mettiamo ad asciugare 7 dischetti rossi e 6 verdi e poi li riprendiamo più tardi. Trascorsa qualche oretta saranno completamente asciutti, o almeno io faccio finta che lo siano perché i miei non lo sono. Quindi, come prima, pieghiamo a metà i dischetti. Procediamo quindi esattamente come abbiamo fatto per le rose bianche, piegando a metà quelli rossi e a quarti quelli verdi, che poi taglieremo nel triangolino inferiore.
voilà, e anche questa rosellina, scusate le mani tutte impiastricciate, è pronta per figurare come ornamento dei vostri lavoretti, cerchietti, fermagli, quello che vi pare. Ora vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Avete visto che bella la nostra rosa? Semplice semplice da fare, di grande effetto, perfetta per fermagli, per cerchietti, ma anche per spille. Potete anche colorarla semplicemente colorando i dischetti struccanti prima di piegarli con dell'acrilico e facendoli essiccare. Dopodiché avrete un dischetto colorato da modellare con i colori delle vostre rose preferite. E allora sbizzarrite la vostra creatività, fatemi vedere poi le vostre rose. Se questo video vi è piaciuto regalatemi un bel pollice in su, condividetelo sulle vostre pagine Facebook, mi raccomando, così mi aiutate a far crescere Arte per Te. Grazie per il bellissimo traguardo dei 150.000 iscritti, oramai siamo molti di più. Grazie, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie alla vecchia guardia di Arte per Te, grazie a tutti, oramai siamo veramente un esercito di creativi e questa cosa mi fa un sacco di piacere. Se vi va, venitemi a trovare anche su Due Cuori Una Cappa, dove parlo di cucina, e su Ombretta, dove parlo di me. E basta, ci rivediamo sempre qua per il prossimo video. Da Ombretta e d'Arte per Te è tutto, alla prossima, ciao!